rispettare determinati parametri. Però il progetto reale, vero e proprio, su cui si può discutere apertamente, è giusto. Ma me la provi il progetto, hai già provato il progetto, guarda che te me lo metti lì davanti, è già passato. Hanno già firmato una convenzione. Stanno vietando gli spazi, stanno vietando di riprendere i consigli comunali, stanno vietando di parlare, stanno vietando di concedere il teatro. Hanno chiesto 1000 euro per fare una serata pubblica con dei consiglieri regionali. Questi sono, e questo è un brutto nella bassa, a puro interesse di tre società private che hanno costruito inceneritori in tutta Italia di rifiuti, inceneritore di rifiuti. Non è un inceneritore. È stato fatto non è un inceneritore, a parte che verrà. Ma dai, Nemo, vatti a informare un attimo. No, ragionare con la testa degli altri. Vatti a informare con la tua di testa. Con tutto l'impatto ambientale che ci può essere sulla zona. L'arena di oggi. Che va ad esclusivo. Fa che vedere sull'articolo. Cose mai viste c'è scritto. Ma questo è solo. C'è stato l'assessore che ha rincorso un cittadino. Ha rincorso e imbrancato un cittadino perché ha filmato. Che stava filmando la. Che stava filmando la manifestazione. No, perché c'è un problema di democraticità. Scappa fuori l'articolo. Va al bagno nel lago il 1° gennaio. Produrrete un casino di acqua calda, quindi. Eccolo qua. Nessuno mi ha filmato, ma è solo l'ultimo degli episodi. Cose mai viste in consiglio sanguinetto. È solo l'ultimo degli episodi. Sono tre mesi che non fa altro che dire che denuncia tutto. La della bassa è veramente al limite della sopportabilità con queste amministrazioni. Ma che io ho visto il progetto? Ma cosa c'è? Aspetta, vedremo il progetto. Segretario via libera del sanguinetto. Stiamo facendo un processo? Un progetto. Se non lo facevano, parlare una alla volta. È vero, se no fermo un cancano in tanta gente a fare. Allora, prima si guarda il progetto, secondo il mio punto di vista. Mica quando vuoi fare la casa, prima guarda il progetto, dopo fa la casa. Ma fammi la casa e dopo mi fai il progetto. A Nogara sono state raccolte. A Nogara sono state raccolte 2000 firme e non era stata firmata alcuna convenzione. Qui si è partiti firmando una convenzione e siamo a 1500 firme senza che nemmeno. La convenzione? Sei sicuro che si è firmata? Sei sicuro che si è firmata la convenzione? È stata firmata o no? No, perché non abbiamo. Stai dicendo delle sciocchezze, sei sicuro che si è firmata? Sono state fatte delle pratiche in consiglio comunale. Ma non ci interessa la questione burocratica. Ci interessa. Siete più avanti? È sicuro che è firmata la convenzione? Ma cosa c'è? Sente che la dimmelo tu. Non è firmata, lei sindaco. Non è firmata la convenzione, vai in comune a informarti. Vabbè, e allora cosa avete fatto? Qual è il passo? Si è parlato di acqua calda. No, voi che avete parlato contro amici. Ah, capito, non è successo niente. Vabbè, che facciamo fila di. No, perché io parlavo un mese che abbiamo chiesto la partecipazione all'atto comunque, per cui adesso ti arriva. Quello che vuoi. Sì, vabbè, chiedo tutto quello. Mi raccomando, io te l'ho già detto che non ti autorizzo a mettere in rete la mia immagine. Ma mi bastano le dichiarazioni, non è che devo. Perché adesso tu hai detto che non hai firmato niente. Non ho firmato, vai domani. Domani mattina. Devi dirlo a tutti i cittadini, non solo a me. L'ho già detto. C'è una disinformazione totale, ci hai chiesto 1000 euro. Comunque la convenzione non è stata firmata. Vabbè, lo prendiamo adesso però. No, comunque si sa. E da quando che la. Cioè, possiamo festeggiare come avessimo vinto. Quindi si è parlato di nulla in questi mesi. Siete voi che avete parlato di nulla. Ah sì, e tu perché non hai mai smentito? Ma perché non hai mai smentito questa cosa in consiglio comunale? L'ho detto in comune. Che non è stato firmato niente. Hai detto che non c'era un progetto. Sono partiti a testa bassa, non capisco di cosa. Ma non cambia nulla la questione. Hanno diritto di accesso. E non hanno detto più volte ripetutamente che c'è una convenzione. Che non c'è niente di approvato. Ho detto 20.000 volte. Sì, di approvato definitivamente. Ma avete spianato le porte. Se non ha firmato la convenzione. Allora, che cosa avete firmato voi? Che cosa? Niente vuol dire che non c'è nessun documento, e invece mi pare possibile. Cos'è stato approvato il 14? Tu mi hai detto se ho firmato la convenzione. No, tu mi hai fatto una domanda chiusa, io ti chiedo che cosa è firmato. È stato approvato la convenzione, ma io non l'ho sottoscritto. Ma tu cosa c'entra? Chi è che parla? Allora, il soggetto è importante quando si spiega. Continua a rigirare il bambino. Come rigirare il bambino? Noi ci riferiamo all'atto che è stato sottoscritto in data 14 settembre. Non è stato sottoscritto niente. Non è stato votato. Non è stato votato in giunta e non è stato. La mia firma. Ma c'è passato anche dal consiglio comunale. Faccia una conferenza stampa nella quale comunica alla popolazione. Perché io ho già detto il percorso che vuole seguire il consiglio comunale.
Nel momento in cui questi signori presenteranno un progetto, e lo continuo a ridire, andremo dalle autorità competenti a capire se è positivo o negativo, incontreremo la cittadinanza con gli incontri da 30-40 persone per evitare che ci siate voi a far casino per niente, giusto? E poi decideremo, siamo adesso in Afghanistan con i capi famiglia, con i capi di famiglia, cioè le donne per esempio non possono partecipare, incontriamo i capi, guarda che non c'è mai stata un'amministrazione così a Sanguinetto, no, lei non può fare quello che vuole, lei rappresenta la popolazione di Sanguinetto, io convoco i capi famiglia, ma come fai a decidere chi sono i capi famiglia? Perché ho l'elenco, te lo faccio vedere, c'è l'elenco capi famiglia, è responsabile acquisti, allora convoco a questo punto, sono le donne, la convenzione non è stata sottoscritta, informatevi, sono io, ho la tutela della salute. Nessun atto è diverso da quello che avete fatto voi, cioè nessun atto avete fatto, il libro del consiglio l'ho sempre detto, avete detto tutto contrario, champagnina. Comunque signor sindaco di Verona, io sono cittadino di Verona, abbiamo raccolto più di 1500 firme sottoscrivendo una petizione ben precisa, adesso che lui dica una cosa del genere, sapete come avete raccolto le firme? Dovete vergognarvi, dobbiamo vergognarci, sì caro, vergognatevi, andate in giro a dire alle persone no, intanto teme filmi mia, no. Ma non ci vero perché dobbiamo vergognarci. Ti dico solo una roba, che non si può mia andare a raccogliere. No, ti dico che neanche che vuole vergognarsi. Ti ho detto che non ti devi mia andare a raccogliere le firme dicendo che la centrale la fa venire tumori e leucemie. No, non è vero. No, caro, così ho procurato allarme. Non è vero. Questo te le faccio. Procurato allarme che le fioni scienziati. Che fioni scienziati. Forse dovreste vergognarvi voi. Che noi dobbiamo proprio vergognarsi di niente. A inseguire un cittadino. No, io non lo so. No, non lei, ma la sua amministrazione. No, no, ma ci vergogneremo in altri momenti, non in questo. Vergognarsi di informare la popolazione del rischio che sta correndo per la sua salute, non mi sembra. Non hai neanche progetto, di cosa stai parlando? E allora sulla base di cosa le avete rassicurati? Il suo sindaco di fare una conferenza stampa nella quale smentire. Quando avremo il progetto? Che non c'è la convenzione. Vabbè, allora cosa ha fatto il comune? Cosa ha fatto il comune? Madonna. Ma state negando, è un fatto, voi state negando un fatto. Perché cosa vuoi? È gente che crede di sapere tutto a questo punto. No, noi crediamo di saperne niente, siamo informati. Che voi siete dei padri eterni, credete di saper tutto. Ma secondo me al contrario, non ancora sapete di cosa. Perché? Perché hanno perso le elezioni. Ma secondo lei perché ci permettiamo? Ma c'è gente, che nella Lega del direttivo! Ma dai! Paroni a casa nostra, ma pensati! Lori Paroni a casa nostra! Sono tutti leghisti!